Ed eccoci qua, bentrovati a tutto e ben ritrovato soprattutto a te, caro Mirko. Ciao Mirko. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Allora, Grazie iniziamo. dell'invito. Ma figurati, anzi, grazie a te per averlo accettato, perché oggi stiamo cominciando una nuova rubrica qua nella nostra trasmissione, sul nostro canale e in particolare sul nostro server Discord. Addirittura, essendo questa la prima puntata, perché la scorsa settimana abbiamo fatto una sorta di episodio zero, un episodio di prova riservato esclusivamente appunto nel nostro server di Discord, e oggi a inaugurare questa nuova rubrica ci sono anche due persone che si sono collegate già da un po' di tempo, e sono il nostro amico Davide, che è un ragazzo che ci segue da qualche tempo, e poi si è aggiunto anche Anthony, o meglio Antonio, che è ancora più giovane di Davide, quindi diciamo che abbiamo anche dalla nostra parte delle persone giovani che ci stanno seguendo e stanno inaugurando insieme a noi questo nuovo spazio per la nostra trasmissione e per il nostro canale. Mirko, è stato bello ritrovarti e io ti ho contattato qualche tempo fa perché ti ho voluto coinvolgere appunto in questa nuova avventura, in questo nuovo progetto che ho voluto fare per Podcast Fiore e mi sei sembrato la persona più adatta per poter portare avanti questi discorsi che facciamo ogni mercoledì sera, solamente per un'ora, dalle 21 alle 22, solamente su Discord per chi si vuole collegare insieme a noi e parlare, quindi punto esclamativo Discord, così come hanno fatto Davide e Antonio, e delle serate in cui praticamente riflettiamo insieme e condividiamo delle nostre esperienze, dei nostri modi di vedere relativamente a temi che trattiamo ogni settimana e che variano di settimana in settimana. Io ti ringrazio dell'invito e, oddio, scusate, dell'invito e del fatto che comunque faccio parte di una piccola rubrica settimanale, di un giorno a settimana o un paio, comunque abbiamo parlato un po', anche per vedere anche un po' l'organizzazione. E che dire, vabbè, grazie ancora. Guarda, io credo che non sia totalmente casuale, in realtà lo è, però mi piace pensare che non lo sia, il fatto di cominciare e di dare il via a questa nostra nuova rubrica proprio con un tema che ha a che fare con il nuovo, una nuova rubrica, e allora parliamo anche di nuovo, di ciò che di nuovo può esserci intorno a noi, ciò che di nuovo può esserci anche all'interno di noi, e il tema della innovazione. Guarda, tutto parte, Mirko, dal titolo che tu puoi leggere in questa live e anche su Discord, cioè tecnologia al servizio. Ho pensato infatti di dedicare le puntate che sto facendo in questa settimana a come utilizzare veramente al servizio dell'essere umano la tecnologia, ma non la tecnologia alla quale siamo già abituati, ma quella che sta per arrivare. Quali sono i nuovi scenari all'interno dei quali stiamo entrando e come i ricercatori, coloro che pubblicano articoli scientifici sulle riviste internazionali, stanno interpretando quello che sta accadendo, quali sono le vie che ci stanno segnalando. E quindi noi dobbiamo essere pronti a capire verso dove ci stanno incanalando e quindi quali può essere la prospettiva, dove stiamo andando tra 10 anni, tra 20 anni. In questi scenari che abbiamo dipinto, caro Mirko, ci sono anche dei problemi che stiamo cercando appunto di affrontare in diretta. E dunque, affrontando i nuovi scenari, affrontando i problemi, conoscendo dal di dentro anche il funzionamento di queste nuove tecnologie alla quale non siamo abituati e che magari sono sorte negli ultimi mesi e negli ultimi anni, solo così allora possiamo veramente utilizzarle proprio nel vero senso della parola e metterlo al servizio di quello che ci serve fare, di chi siamo noi, di chi sono le persone che ci circondano. Che cos'è l'ambiente nel quale ci troviamo? E tutto parte, caro Mirko, proprio dall'innovazione. Io vorrei sapere, tu, come intendi l'innovazione? Che cos'è per te? La vivi? L'hai mai vissuta in maniera importante? Cos'è il nuovo per Mirko? Allora, è una bella domanda perché comunque ha varie sfaccettature. Sicuramente innovare identifica un qualcosa che è differente dal giorno precedente. L'innovazione può essere anche considerata, almeno tecnicamente dovrebbe essere così, un miglioramento
di quello che è vecchio, di quello che era vecchio o che veniva considerato vecchio. Un miglioramento in un contesto in cui porta dei vantaggi a livello societario. È una domanda molto non è che complicata in sé per sé, ma a seconda dove viene inserita bisogna argomentare tantissimo. Perché, ad esempio, ti porto un piccolo pezzo di quando ho dato economia e gestione delle imprese e si parlava della sovrappopolazione, no? E delle Mirko, ti problematiche, posso insomma. interrompere un attimo, così ci fai una parentesi, visto che hai citato una cosa che hai studiato, magari ti presenti così per le persone che ancora non conoscono te, non conoscono quello che stiamo facendo qua, dici un attimo chi sei. Okay. Ciao a tutti, sono Mirko, ho 27 anni, sono della provincia di Viterbo, sono un laureando in economia e gestione delle imprese, precisamente marketing e vendite, pratico sport, però principalmente Sì, l'avevi già detto. ultimamente sto approfondendo il discorso dell'economia, ma non tanto perché frequento l'università, ma perché già era stato in precedenza, cioè mi affascinava il mondo della moneta principalmente, cioè come viene generata moneta nel sistema economico da parte delle banche, della banca Infatti Mirko, centrale. anche Simone, che adesso si è collegato qua su Twitch, aveva chiesto appunto chi sei, allora ci siamo un attimo presentati. Simone, anche tu se vuoi venire su Discord puoi farlo tranquillamente. Salutiamo anche Davide che ha attivato adesso la webcam. Vai Mirko. Un saluto a Davide Ciao. e basta, più o meno la presentazione finisce qua. No, infatti Continua. stavi dicendo che avevi studiato la sovrappopolazione in quell'esame. Sì, esatto, sì, c'era un piccolo paragrafo perché si parlava proprio di come risolvere. Allora, il punto cardine dell'economia è la risorsa. Le risorse sono limitate e teoricamente anche la popolazione dovrebbe essere limitata, ma in realtà non è così. E quindi diciamo che per ovviare a questo tipo di problematica si metteva in campo varie ipotesi, che comunque sia si doveva dimezzare la popolazione o quantomeno ovviamente è presa in considerazione ma solamente come ipotesi, non come diciamo, ipotesi poi da concretizzare. Quindi diciamo abbassare la natalità o quantomeno gestire un po' la popolazione quella attuale e l'ultima cosa era la tecnologia. Ah, e addirittura era modificare anche lo stile di vita. È curioso come ultimamente comunque va molto in voga la questione del vegan e dei vegetariani, fruttariani, tutto un po' anche in base per quanto riguarda l'ambiente, però non veniva preso in considerazione. È stato molto interessante perché evidentemente anche cambiando lo stile di vita, se il numero di persone sono troppo, troppo alte, anche questo porta dei problemi nel lungo andare. Perché è sempre una risorsa coltivare una lattuga, faccio un esempio. E l'ultima opzione presa in considerazione era la tecnologia. E l'innovazione non è tanto migliorare, ma aumentare la qualità, ma abbassando i costi. Cioè è un po' un controsenso, no? Perché se migliora la qualità, diciamo, d'altro canto io devo pagare per avere quel tipo di qualità. E invece no, nel senso che a seconda in quale contesto lo inseriamo, la tecnologia ci permette di produrre, che poi abbiamo visto comunque con le nuove tecnologie il fatto di anche la velocità delle aziende agricole, cioè con cui sono tutti i macchinari, addirittura c'è un mio amico, comunque sia che conosco, che lavora con le piante, è un genetista, che per analizzare nella maniera più veloce possibile il territorio tramite scannerizzazione e tutto, si utilizza un drone. Quindi immagina comunque apportare dei dati in maniera molto più veloce con drone rispetto ad andare a piedi. Sì. Sempre un esempio. Quindi l'innovazione deve portare un miglioramento della qualità della vita in generale, non solamente è figo andare nel metaverso, perché non è per prendere
l'ultima cosa che esce fuori, che è fresca. Non è tanto la questione che è figo andare nel metaverso, ma andiamo sempre in una situazione in cui la società non ha mai tempo. E accorciare le distanze con la tecnologia, ecco questo magari nel contesto lavorativo, oggi è in DAD, quindi in videochiamata, anche ora, alla fine questa è un'ora lavorativa, anche se comunque non è una remunerazione, almeno per noi ospiti, per te sì. Oddio, so di. So tutte le conseguenze, non è mai la cosa a primo impatto il fatto che, oddio, c'è un visore davanti agli occhi, eccetera, eccetera, ma il fatto che si generano nuovi posti di lavoro e anche questo dovrebbe implicare l'innovazione. Quindi l'economia si espande, almeno teoricamente dovrebbe essere così, non ci dovrebbe essere proprio una contrazione. È quindi un nuovo modo di vedere la vita, più smart, più veloce. Più semplificativa, perché l'innovazione non deve andare in contrasto con la velocità di vita, ma la deve agevolare in tutto e per tutto, se no non è una innovazione. Quindi un miglioramento del precedente per una visione futura altrettanto migliore, anche con la questione delle macchine elettriche. Un'innovazione che porterà dei vantaggi e anche degli svantaggi, anche perché l'innovazione non è che non deve portare gli svantaggi, perché l'essere umano tende a ragionare per fare una cosa imperfetta per poi perfezionarla. Non si parte mai dalla perfezione, perché nessuno conosce quale sia la perfezione nel attuare o creare nuove tecnologie in toto. E quindi si cerca sempre di fare il meglio di quello che è stato fatto precedentemente. Io sono curioso però di sapere da Davide, visto che è un po' più piccolo rispetto a noi, come intende il nuovo? Cioè tu Davide, come ti interfacci quando hai una novità davanti a te? Come vivi tu in prima persona l'innovazione nella tua vita? In che senso, scusate? Cioè tu Davide, quando hai davanti una cosa nuova, per esempio una nuova tecnologia o una novità che ti compare nella vita, no? Per esempio, devi andare a fare una cosa che prima non hai mai fatto. Come ti interfacci con quella cosa? Cioè, come reagisci? Sei contento, non sei contento, hai un po' paura? Com'è Davide davanti alla novità? Diciamo che non ho paura, però alcune volte sì. Beh, sì, pure io alcune volte sì. Cioè, per esempio, devi sapere, Davide, che ogni volta che compare una nuova tecnologia, no? Che inizia a prendere piede nella società, io sono sempre stato uno di quelli che dice: no, vabbè, ancora non mi interessa, non ne ho bisogno, quindi aspetto un attimo, no? Non è tanto la paura la mia, ma più che altro è una sorta di, potremmo dire, disattenzione nei confronti di dove sta andando la società, che cosa stanno facendo le altre persone, che cosa io ancora non sto facendo, e forse anche un po' la presunzione che quello strumento che stanno utilizzando altre persone ancora a me non serve. Quando invece mi rendo conto che non posso più fare a meno di quella cosa, per esempio WhatsApp, io sono stato costretto a scaricarmi WhatsApp qualche anno fa, perché ero all'interno di una organizzazione, voi sapete che ormai è fondamentale anche per il lavoro, e quindi il capo mi ha preso il telefono e mi ha detto: tu adesso ti scarichi WhatsApp perché non possiamo più continuare a mandarti delle comunicazioni personali via SMS, ti mettiamo nel gruppo e allora puoi iniziare a interagire con noi anche in quest'altra maniera. Fino a quando non è successo quello, io appunto non lo utilizzavo perché pensavo che non mi servisse assolutamente a nulla. Non è paura, più che altro è la presunzione del fatto che quello non mi serve e quindi ancora posso continuare a operare in quell'ambito esattamente come ho fatto prima. Ti è mai successo, Davide, che un qualcosa è cambiato improvvisamente nella tua vita e quindi là hai dovuto decidere che cosa fare? Lì non potevi più non accettare la novità e quindi dovevi bene capire come agire nella novità nella quale già ti trovavi. Ti faccio questo esempio: quando appunto sono stato costretto a scaricarmi WhatsApp e di conseguenza anche utilizzare lo smartphone esattamente come uno smartphone e quindi non più come cellulare solamente per telefonare oppure per mandare messaggi,
allora mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo perché quando utilizzo una cosa, comunque, anche se è nuova quella cosa, allora io decido di utilizzarla al massimo. Quindi ho scoperto tutte le funzionalità che aveva questo cellulare che io avevo in mano e tutto ciò che mi interessava, dopo aver conosciuto però le varie possibilità, ho iniziato a utilizzarlo. Ho avuto bisogno magari di quella spinta iniziale, fatti questa cosa che ancora non ti sei scaricato, per iniziare invece a modificare anche dei momenti della mia vita, dei passaggi, delle routine. E quindi questo nuovo strumento è entrato all'interno di queste routine. A te, Davide, è mai capitato una novità che improvvisamente ti è arrivata nella tua vita? Diciamo che venire in Italia. Ah, e perché tu racconta, di dove sei tu? Io sono di origine straniera, sono di origine ucraina, so quasi 10 anni che sto in Italia. Allora, credo di sì, 10 anni che sto in Italia, sono nato in un orfanotrofio. Ho conosciuto i miei veri genitori, infatti in futuro spero di sì, e niente, sono venuto in Italia perché i miei genitori sono italiani. E quindi ti hanno adottato questi genitori italiani? Sì. Guarda, io considero il nuovo anche da un punto di vista della mia formazione, perché io sono un archeologo di formazione e quindi ho una grande attenzione per quanto riguarda i contesti, cioè gli individui che si trovano all'interno di alcuni contesti, gli oggetti utilizzati dai nostri antenati che si trovano all'interno di alcuni contesti. Simone ci dice, però se è nuovo lo deve avere lo stesso, è come una sorta di obbligo, come dici tu. Sì, ha problemi di linea, non ti preoccupare, Simone. Sì, è una sorta di obbligo, però è interessante come un obbligo ti può portare comunque a delle nuove possibilità per te. Anzi, la storia italiana, sempre, ogni volta che noi italiani ci siamo trovati in un momento di grande difficoltà, e praticamente di grande vincolo dall'esterno, allora abbiamo dato il meglio di noi stessi perché eravamo sotto pressione, e quindi anche questa cosa credo che la possiamo vivere nella nostra vita quotidiana. Insomma, dicevamo il contesto. Siccome l'essere umano si trova all'interno di un contesto che è sempre in divenire, basta guardare la storia dell'universo, nel nostro piccolo basta guardare la storia del pianeta Terra, tutto cambia continuamente. Non c'è mai un secondo che è uguale a quello prima o a quello dopo, non c'è mai un organismo che è uguale a un proprio collega della stessa specie, la diversità è in ogni cosa del nostro pianeta, non c'è una pietra che è uguale all'altra, e allora vuol dire che la novità è un concetto intrinseco all'interno del quale noi ci troviamo e all'interno del quale ci muoviamo. Nel nostro DNA non esiste il concetto del fisso e dell'immobile, no? Siamo noi stessi un qualcosa che cambia nel tempo. Quindi, siccome il contesto nel quale noi viviamo è sempre in divenire, è sempre diverso da se stesso, allora è chiaro che anche noi cambiamo continuamente. Ed è chiaro quindi che dobbiamo essere coscienti del fatto che la novità fa parte della nostra vita. Non si può pensare, questo io lo dico innanzitutto a me stesso, che quello che stiamo vivendo in un certo momento possa rimanere uguale anche per il futuro. Non esisteva prima in passato, adesso lo sto vivendo, in futuro certamente sarà un po' diverso. Io mi rendo conto anche di essere cambiato personalmente nel corso di questi mesi, nel corso di queste settimane, nel corso di questi anni. Se vado a rivedere banalmente delle puntate che ho mandato in onda circa quasi un anno fa, sono cambiate le modalità che utilizzavo per parlare. Sono cambiate magari anche delle tematiche che prima mi appassionavano particolarmente, ora non più, adesso invece mi interessano altre cose. Le letture, mi rendo conto che adesso leggo delle cose che 10 anni fa mai mi sarei sognato di leggere. E allo stesso modo, quello che leggevo 10 anni fa, ora non rientra più all'interno della mia routine.
cosciente di questo, ogni tanto mi ritrovo anche quasi obbligato a dover ricalibrare quelli che sono i miei impegni durante la mia giornata. Perché questi impegni chiaramente derivano proprio da quelli che sono i miei interessi in quel momento e quelle che sono le attività che faccio. Cioè, se io in un momento della mia vita sono occupato all'interno di una struttura lavorativa oppure all'interno di un'associazione e ho quindi degli obblighi all'interno di questi contesti oppure ho delle responsabilità verso le quali non posso soprassedere, è chiaro che quelle fanno parte della mia routine appunto quotidiana. Quando poi quella cosa cambia, cambia anche immediatamente la mia routine e allora quel cambiamento di vita diventa per me anche l'opportunità per scoprire delle cose nuove. E me ne sono reso conto, per esempio, durante il periodo del lockdown. Me ne sono reso conto quando poi mi sono trasferito e sono tornato a casa dopo aver trascorso 5 anni all'università, dove ho fatto la triennale e la magistrale. Me ne rendo conto continuamente. Sono vivo questi momenti di rottura, di cambiamento, come una innovazione della mia vita. Cioè, questa cosa non la faccio più, benissimo, la concludo. Adesso però, che cosa sento dentro di me di voler fare? Ho in pratica liberato un buco dalla mia giornata oppure dalla mia settimana e quel buco chiaramente lo devo riempire in qualche maniera. E allora qual è il mio metodo? In pratica cerco di leggermi all'interno di me stesso, cerco di riscoprire magari delle cose che, alle quali non ho dato attenzione in quel momento in cui quel buco era già di default riempito, dopodiché quindi cerco di interpretare quella cosa che sto vivendo all'interno di me stesso, cioè come posso trasformare questa mia esigenza attuale in un qualcosa di pratico che posso fare. Per esempio, ho bisogno di vedermi di più con degli amici, con delle persone che mi sono accanto e che magari prima con quel lavoro non riuscivo a vedere, allora organizzo appunto la mia giornata, la mia settimana in modo tale da trovare degli spazi per vedere quegli amici. E innovando quindi a mano costantemente la mia vita, diciamo che mi rendo conto di essere padrone del tempo che ho e di essere padrone anche della tecnologia che ho a mia disposizione. Sì, perché in questa routine chiaramente inserisco anche i momenti durante i quali o per mia scelta o per obbligo devo necessariamente far uso di questa tecnologia. E se io, che adesso Mirko ti faccio una domanda, se io non conosco bene gli strumenti che ho a disposizione, non so come funziona il mio computer, non so come funziona il mio cellulare, non so come funziona la mia televisione, perché magari opero nel campo dei media e quindi magari qualche ora al giorno di televisione me la devo fare per vedere quello che succede, quello che propongono i nostri canali, bene, se non so come funzionano, mi potrei trovare in un caso in cui magari c'è un malfunzionamento, non so interpretare in maniera corretta quello che sta succedendo al mio dispositivo e allora alla fine perdo tempo. Non sto facendo innovazione perché non c'è quella cosa in più positiva. Ho fatto un qualcosa di nuovo, ma quella cosa di nuovo non mi ha portato nulla di positivo in quel momento che sto vivendo appunto della mia giornata. E voglio sapere da te, Mirko, tra tutta la tecnologia che abbiamo attualmente a disposizione, questo è un problema tuo, Mirko, o sbaglio? Questo problema di linea? Io lo vedo a te e penso che tu lo vedi a me, vero? Sì, esatto, io lo vedo a te. Assurdo. Vabbè, perché non pure prima, dai. Mentre parlavi, Davide, guarda, un altro Davide Daddez. Ma come fiore, oggi due live, pazzesco, incredibile, assurdo. Sì, Davide, questa è una nuova cosa del mercoledì sera, solo un'ora, 21:22, e se vuoi puoi entrare su Discord per parlare insieme a noi. Mirko, fammi sapere, tra tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, quale tu hai scelto che entrasse a far parte della tua vita quotidiana e che quindi utilizzi anche tu magari per rendere nuovo qualcosa, e quale hai scelto magari di lasciare o definitivamente oppure per il momento fuori dalle cose che ti interessano? Oddio, questa è una domanda un po' che mi spiazza, perché
Ti devo fare una controdomanda per capire meglio. A livello di hobby o lavorativo? Entrambi, cioè la tua vita a 360 gradi. Immagino che per lavoro tu sia stato un po' obbligato a fare un uso di qualcosa più che di qualcos'altro, invece che nella tua vita privata abbia scelto tutto questo. Allora, per hobby ti posso, allora, diciamo che vanno un po' a pari passo. Nell'hobby ho un po', anzi, ho abbandonato un po' tutta la parte dei videogiochi e quindi tutta l'evoluzione dalla Play 2 fino a quella attuale, per motivi che comunque si rimpiazzano con la questione della tecnologia. Nel senso che un mondo più veloce, più interessante, un mondo che addirittura, cioè, io ci penso, no? Per noi sembra quasi normale che io e te ora stiamo qua a parlare, ma non è normale, cioè, tra virgolette non è normale, ma noi le consideriamo come una normalità. Per chi ha vissuto gli albori delle MSN, sa che significa la comunicazione con una persona molto distante, addirittura tutta Italia se la faceva, ma anche fuori, non mi ricordo se internazionale. E comunque quella cosa era un po' uscire fuori dagli schemi. Conosco nuove persone che comunque addirittura cioè, alla fine tutto si poteva fare la videochiamata, però non, la qualità non era altissima, si vedeva, ma niente di che. E mi sono più approcciato al mondo di YouTube per una questione di creatività. E da lì in poi la mia evoluzione tecnologica è passata da YouTube, Facebook, Instagram, Twitch. Ti dico. Ok, ti ringrazio il divano. E ti dico, WhatsApp in questo caso no, cioè lo utilizzo, ma all'inizio non era una piattaforma commerciale, cioè sì, perché ti metteva in comunicazione con magari datori di lavoro, titolari di lavoro, ma non la vedevo come un ecosistema che mi potesse generare un lavoro digitale, non so se. Ecco, infatti già da qua si può comprendere che passare da videogiochi come intrattenimento a piattaforme che generano lavoro, già c'è un cambio c'è una innovazione, una evoluzione dal totale intrattenimento al fammi capire come posso guadagnare pure divertendomi, perché alla fine crea contenuti è divertente, è stressante ma è divertente. E quindi c'è stato un cambio proprio di mentalità. Passo un po' sulla questione del lavoro, cosa ho tralasciato e cosa ho preso nel tempo. In realtà nulla, perché allora, diciamo che non è cambiato nulla se non gli strumenti stessi, cioè c'è stata una innovazione della qualità degli strumenti basati sulla linea della connessione. Quindi, cioè, calcolando 10 anni fa, non si potevano fare le live così con una qualità altissima. Quindi, comunque, c'è stata Qualità altissima, un'evoluzione. Mirko, diciamolo tra virgolette. Comunque sì. Vabbè, diciamo, ce la facciamo passare così. E quindi c'è stata una innovazione di già che già stasera non buone parole di ciò che già c'era. Alla fine è questo, cioè la nuova innovazione sarà il metaverso. Non so come verrà implementato anche con le piattaforme streaming, però già immagino che se ad esempio Microsoft ipotizza i meeting virtuali nel meta, non so, posso immaginarmi
Ivan, che magicamente ci mettiamo il casco, tu hai la tua stanza, poi devi sfiore, tu sei sul palco, tra virgolette, e io come spettatore interagisco con te o vengo sul palco, quindi già, vedi, già c'è una maggiore interazione. Questa è una cosa interessante, non so se tu hai notato, che tutto quello che c'è dietro alla tecnologia, in questo campo, di internet, è quello di cercare di avvicinare e di rendere il mondo più piccolo possibile. Cioè, non so se hanno dato questo modus operandi. Cioè, se 10 anni fa non potevo vederti, tra virgolette, così, oggi posso. Domani non sarà, diciamo, la videochiamata così sarà obsoleta e la parte più vicina sarà il metaverso. Quindi si accorciano continuamente le distanze per veramente rendere il mondo piccolo. Cioè, una persona di Milano parla con una persona della Sicilia, accorciando la distanza, addirittura anche a livello tattile, perché si parla già di diciamo, costumi che se tu mi tocchi la sensazione è reale. Addirittura hanno fatto il televisore nuovo con l'assaggio dei piatti, quindi tu leccando il televisore, ecco, questa è una cosa un po' fuori di testa, no? Però tu leccando il televisore hai un'esperienza diretta con il piatto, con il gusto, diciamo, della ricetta che sta nel piatto. Oltre che al accorciare distanze, è implementare la bolla emozionale. Con tutto, cioè stimolare continuamente il cervello con cose, con le cose basi, perché alla fine mangia, cioè, lo facciamo. Però io vedo una ricetta fatta, boh, dalla Clerici sulla prova del cuoco, io posso leccare il televisore per avere un'interazione più vicina con la conduttrice, ma soprattutto con il piatto che ha presentato. Quindi coinvolgo molto di più la persona in quello che faccio. E questo è interessante perché alla fine è la base dei rapporti, cioè l'essere umano è un animale socievole, vuole espandere le proprie conoscenze, anche rimanendo un po' nella comfort zone, però il nuovo lo teme ma lo ricerca, perché sa che serve a qualche modo. Basta. Sai Mirko che questa innovazione della quale mi hai parlato, che riguarda cioè la televisione addirittura che ci permetterà di assaggiare i gusti, è molto vicina ad una invenzione che ormai risale a qualche decennio fa nel campo cinematografico, cioè il primo dispositivo che permetteva, si chiamava Sensorama, di coinvolgere non solo tutti e cinque i sensi, ma anche altri sensi come il calore, come il senso dell'umidità, dell'equilibrio, eccetera. In pratica tu ti sedevi, erano stati realizzati dei film appositamente per questa macchina ed entravi in una sorta di grande visore, un po' come quando si va dall'oculista per misurare la gradazione degli occhi, no? Ti metti all'interno di questo grande schermo, dopodiché ti viene proiettato il film davanti ai tuoi occhi. Però le tue mani si trovano su una specie di manubrio, in modo tale da percepire la sensazione del tatto, poi il tuo sgabello si può muovere, se dovesse succedere qualcosa del genere nel film, vengono rilasciati degli odori, dei profumi o degli odori non gradevoli per stimolare appunto l'olfatto, viene anche stimolato il gusto con delle cose che si possono provare, eccetera. Fu realizzato un primo prototipo di questo sensorama. Dopodiché però era talmente costoso che quindi alla fine nessun produttore volle portare avanti questo tipo di produzione e mai nessun altro dispositivo fu realizzato appunto in grado di coinvolgere non solo i cinque sensi ma anche degli altri sensi che ci appartengono. Infatti, secondo me, devo dire Mirko, che se anche faranno questo esperimento della televisione che ti permette di provare il gusto, non avrà così tanto piede. Noi siamo abituati al televisore come un qualcosa che lasciamo là, che magari appendiamo al muro, oppure che mettiamo sul nostro mobile in cucina, ma non saremo abituati ad avvicinarci poi a questo televisore, a leccarlo, eccetera. A meno che poi questa tecnologia non sia
poco costosa, però non credo che sia possibile, perlomeno agli inizi, e quindi si sarà in grado di abbattere sin dall'inizio il costo, appunto, a meno che non sia possibile fare questo, e non credo, allora secondo me non prenderà piega questa cosa e sarà semplicemente un bel prototipo, un bel esperimento che però non diventerà cosa comune nella nostra quotidianità, anche perché quando si crea, quando si produce un medium, difficilmente poi quel medium può veramente cambiare e diventare un qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che era prima. La televisione è cambiata, sì, però alla fine sempre televisione è. Invece con questa innovazione sarebbe un qualcosa di molto di più rispetto al classico televisore. Io prima vi ho parlato un po', e Anthony è andato un po' a mangiare, che sta cenando, però Anthony, se ci sei, puoi attivare tranquillamente il microfono. Dell'innovazione anche a livello interiore. Vi faccio l'esempio del lockdown. Durante il lockdown io non ho avuto tempo per fare quello che magari altre persone sono state in grado di fare, perché dovevo praticamente scrivere da mattina a sera una tesi magistrale che mi prendeva veramente tutto il tempo, quindi non l'ho potuto utilizzare come invece altre persone hanno potuto sfruttarlo in maniera positiva. Però mi è comunque servito per staccarmi da alcuni impegni che mi tenevano molto sotto torchio per tante ore anche al giorno, e che alla fine dei giochi praticamente mi rendevano anche abbastanza stressato, insomma, e venivo sballottato da mattina a sera, a destra e a sinistra, compresa anche l'università. Ho sfruttato quel momento per ritrovare un qualcosa che magari non era ancora molto visibile all'interno di me stesso, no? Un qualcosa che forse era rimasto celato per un po' di tempo e che quindi aspettava di fare il ritorno all'interno della mia vita, in un senso maggiore di tranquillità. È anche stato il momento in cui ho trovato la mia ragazza, eccetera, eccetera. Quindi un momento di maggiore apertura verso me stesso e verso l'esterno. Questa consapevolezza interiore, una innovazione interiore, cioè ho reso nuovo quello che si trovava all'interno di me, ha poi reso possibile anche una innovazione esteriore, cioè ho modificato il modo di rapportarmi con tutto ciò che mi circondava, con ciò che mi circonda. Quando noi magari cerchiamo di portare delle novità nella nostra vita semplicemente affidandoci a cose esterne rispetto a noi stessi, per esempio ai nostri dispositivi tecnologici. Nel frattempo devo salutare anche Daniele Comet, che si è aggiunto. Ciao Comet. E secondo me non stiamo facendo veramente innovazione, non la stiamo facendo perché stiamo sfruttando, oppure pensiamo di sfruttare, cose esterne a noi, però in un sistema che siamo noi stessi, un sistema complesso che non si è modificato e che quindi non ha preparato un terreno fertile in modo tale da accogliere quelle che invece sì potrebbero essere delle innovazioni importanti all'interno della nostra vita. Una volta che invece noi riusciamo veramente a modificare il nostro approccio verso l'esterno, allora lì sì, secondo me, che possiamo impiantare delle grandi innovazioni, tra cui anche le innovazioni tecnologiche. Io prima vi ho detto che sono così forse di carattere, che faccio fatica quando si Poi vede qualcosa devo di fare nuovo. l'avvocato del diavolo, Cosa? Ah, vuoi fare eh? l'avvocato? No, fallo adesso, Mirko. Intanto saluto anche Fabiana che si è collegata. Ciao Fabi. Allora, sulla questione del televisore, ho 2 punti. Sembra paradossale, ma io mi immedesimo nella persona che vede il piatto, ma ha paura di provarlo perché non conosce il gusto e ha paura di spendere i soldi per poi rimanerci male. Nel momento in cui io assaporo il piatto e il televisore e mi posso già immaginare il piatto, ho 2 scelte: o non mi piace o mi piace. Questo porta una maggiore fiducia da parte magari del ristorante a rassicurare le persone nei confronti dei piatti. E sempre qua, e poi mi ricollego anche al fatto della questione interiore, ricordo sempre che la normalità è solamente una condizione temporanea e non è per sempre. Quindi quello che noi riteniamo attualmente normale, o quantomeno che non subirà un cambiamento,
subirà un cambiamento, sostanzialmente. Perché proprio non fa parte dell'essere umano rimanere tale. Cioè, non per questo poi, diciamo, si è basato tutto il sistema economico sul capitalismo, perché l'essere umano ha bisogno e necessita di dimostrare che anche lui è capace di fare una cosa nei confronti di altri. Quindi il televisore ovviamente è una cosa che pure quando l'ho vista sono rimasto un po' così, però poi quando ci ho riflettuto ho fatto, beh, però effettivamente un piatto straniero, tra virgolette, non conosco il gusto, posso assaggiarlo prima di mangiarlo addirittura, mi porterebbe un vantaggio, e porterebbe un vantaggio anche al ristorante, perché tu immagina uno straniero che assaggia la carbonara dal televisore e la sente, però dice però cucina italiana, io sono abituato, stesso ragionamento che faremo noi, però poi la sente dire cavolo, però sta carbonara è buona. Tu immagina che 100 persone leccano il televisore e magari 90 ti vengono al ristorante. Quindi io starei dietro a sta cosa della visione, perché a me mi ha incuriosito, perché magari non si passa dal televisore ma si può passare dal telefono, per chi è il mezzo più veloce. E più dopo passo. Sì. Ci sentiamo forte e chiaro. No, infatti non mi sentite. Ok, ho fatto quella prova per vedere se riuscivo a togliere quel rumore. Nel frattempo saluto anche Matteo Ufo. Ciao caro, grazie di essere qua. Sì, adesso sì, perché ho riattivato il microfono. Vabbè, non so da cosa dipenda quel rumore di sottofondo, non fa niente. Sai Mirko, che io vedrei però più magari una sorta di dispositivo dedicato magari inizialmente esclusivamente proprio al fatto di assaggiare i piatti. Cioè, piuttosto che implementare quella funzionalità nel televisore, che vedo difficile da cambiare da questo punto di vista, no? Perché non fare invece un dispositivo nuovo, quindi una nuova cosa che prima non c'era, non costoso come il Sensorama, ma che è dedicato esclusivamente appunto ad assaggiare questi piatti a distanza, e chi è interessato, che secondo me molta gente lo sarà, allora se lo compra e ogni volta potrà assaggiare dei gusti diversi proprio a casa sua. Come la vedi questa possibilità? Sì, ma secondo me è un passo successivo, sai perché? Allora, già è difficile inserire un'innovazione in generale, perché tu apporti un cambiamento. Se già inserisco un qualcosa di diverso, cioè una doppia innovazione, difficilmente prende piede anche per la questione del gregge. Cioè, nel senso, ah, ti sei comprato l'aggeggio per sentire i piatti a distanza, non fai prima ad andarci. Invece il televisore, essendo un oggetto, io non so, sinceramente non so perché abbiano scelto il televisore, però evidentemente in base a statistiche e a studi vi teniamo opportuno, però il televisore è in casa, ce l'hanno tutti, è di uso comune, e quindi potrebbe essere un buon test per poi magari passare a una volta che una cosa è stata accettata, si passa poi all'oggetto successivo che ingloba le stesse caratteristiche. Ma passare già da un oggetto che non esiste, tra virgolette, in più a delle cose che prima non si facevano, le persone si sentirebbero un po' la mucca viola del gregge, e quindi faticherebbero un po' a accettare questa cosa. Quindi successivamente sì, ma inizialmente no. Ma tu Mirko, nella tua attività lavorativa che hai fatto in questi anni, no? Ritieni che ci siano ancora degli ambiti che necessitano di una grande innovazione, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista, mi viene da dire, processuale, cioè dei processi che tu hai portato avanti nella tua attività lavorativa, che ritieni attualmente un po' macchinosi e secondo me si potrebbero innovare in una maniera sorprendente anche nel prossimo futuro. Ritieni che ci sia questo margine possibile di innovazione? Allora, sì, semplicemente perché io ho lavorato all'interno di un e-commerce. Salutiamo Matteo, ciao Matteo, è il nostro pazzo preferito, ciao pazzo. Ciao Matteo.
Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao. E Vai, vai. ho lavorato in questo e-commerce in cui il titolare ha laureato in economia, ma di tanti anni fa, però non è che non aveva capacità, ma non si era aggiornato su tutti i processi, diciamo, del marketing digitale. Perché lui era occupato nel vendere al B2B. E questo il problema, sai qual è? Non è tanto l'innovazione, secondo me, perché tu mi hai chiesto un ambito lavorativo, è la voglia di cambiare quello che noi riteniamo normale. È questo il punto. Perché se tu fai le fiere, fai tutto quello che vuoi, ma la prima domanda è come posso abbassare di più i costi rendendoli automatizzati. È questa la cosa essenziale. Quando una persona rimane stagnante e non prende, qua rientrano anche la questione dei giovani, no? Non voglio tirare fuori un po', però il giovane ormai si è capito che sta in mezzo alla tecnologia, e comunque ci siamo resi conto con il lockdown, che purtroppo le scuole sono inefficienti da un punto di vista digitale, perché i professori non hanno proprio capacità di accendere un computer, perché sono rimasti ancora negli anni 70-80, reti internet che boh, funzionano o non funzionano, e quindi direi che l'Italia dovrebbe fare una grande innovazione, ma prima dovrebbe fare un'innovazione da un punto di vista di cambio generazionale, cioè no, non i giovani non devono andare in politica, però vuole sì, però per quello che so di no, è diciamo interrogare i giovani locali su cosa porterebbero le nuove tecnologie a un tipo di lavoro. Faccio un esempio. Va molto in voga lo streamer. Ok, io se fossi il governo non farei lo speed, cioè lo speed già ci stava. Io mi informerei su come generare nuovi posti di lavoro nei confronti magari anche delle piattaforme, queste nuove, no? Tanto le tasse bisogna pagarle nello Stato, ok? Quindi io innovo il paese generando occupazione anche da liberi professionisti, sostenendoli inizialmente per attrezzatura nuova o quantomeno in altri ambiti, cioè qualcosa si può fare, perché la tecnologia ha portato tanti miglioramenti a discapito della politica, che non è mai intervenuta in maniera positiva, ecco, non in maniera negativa. Quindi c'è tanto da fare in Italia, però purtroppo è un paese per vecchi e sarà molto difficile da questo punto di vista. Aggiungo una cosetta, poi ti lascio la parola sull'innovazione interiore. Sì. Sicuramente questo lo vedrei più come un come reagisco a un cambio della mia normalità in toto. Cioè, sono così forte da poter cambiare il mio status? In realtà no, nessuno è mai pronto. Ma il fatto di non essere pronto ci porta poi ad essere pronti alle future innovazioni. Ad esempio, io ho subito un lutto durante il lockdown forte, è stato un trauma, però dentro me ho sperimentato quella parte di vita, quindi ho avuto una innovazione perché ho subito una cosa che non era nella mia normalità. Quindi quando risuccederà io sarò aggiornato, tra virgolette, nell'affrontare quel tipo di innovazione 2.0, tra virgolette. E sicuramente interrogarsi continuamente a livello personale è molto importante, prima per capire noi stessi, e una volta che capiamo noi stessi, comprendiamo il mondo e le persone. Ma tu Matteo, no? Visto che vai ancora a scuola, come ti interfacci con il nuovo? Quando hai una novità che ti succede, o a scuola, in casa, eccetera, nella tua vita, come la prendi la novità? Un po' dipende dalla situazione, a volte sono
delle cose che si possono parlare tranquillamente fra compagni, certe cose invece capita cioè, base di situazione, diciamo, possiamo dire così in generale. È tipo, per esempio? È tipo, allora, sono tipo delle cose che possono capitare in famiglia e ce le diamo solo noi strette, appunto. O ci sono delle cose tipo a scuola che ne parla tutta la scuola, non è che parla solo la nostra classe, ad esempio. Ma c'è stato un momento, Questo. Matteo, in cui hai capito adesso sta cambiando qualcosa di importante nella mia vita? Beh, no, ho conosciuto qualcuno che l'ha fatto, però io personalmente no, ancora no. Invece per quanto riguarda la tecnologia, com'è che tu utilizzi i nuovi strumenti? Anche quando si affaccia qualcosa di nuovo, no? Dal punto di vista tecnologico. Ti appassioni? Quando vedi che cos'è, te lo compri magari, ti sei interessato? Beh, allora dipende da che oggetto, da tecnologia, però se mi interessa così tanto da vedere com'è fatto, appunto, magari mi interesso e cerco magari di comprarlo per vedere magari qualcosa di più, se mi piace, appunto. Ma Quindi tipo se è una dal punto di cosa vista dei che... videogiochi, cellulari, questo. Poi i cellulari non tanto, sì, infatti c'era un cellulare che mi piaceva, appunto l'ho preso, ma tanto perché... La tecnologia va avanti. Se mi tengo un telefono vecchio, adesso come oggi, meglio avere un telefono che vada veloce, appunto. È meglio aggiornarsi sulla tecnologia che restare obsoleta, appunto, la tecnologia vecchia, appunto. Io in realtà sono rimasto ancora allo smartphone, ma nessuno qua dentro c'ha, non so, Google Home oppure c'ha qualche smartwatch. Te Mirko non c'è niente di queste cose qua. No. Io ho Alexa. Ah, tu c'hai Alex. Intanto ho visto che si è collegato pure Edo. Ciao Edo. Puoi parlare tranquillamente, non ti preoccupare. E come ti interfacci tu con Alexa? Come lo utilizzi, Mirko? Allora, io lo utilizzo per le sveglie, Ok, per cioè ti l'ora. parla quando ti devi svegliare? No, metto la Ah, sveglia ok. sostanzialmente. Pensavo ti parlasse, oh, svegliati. E mi aggiorna ad esempio quando compro delle cose che sta per arrivare, quindi è in consegna il giorno stesso, ci controllo la luce. Diciamo che ecco, ad esempio, questa è un'innovazione che a me piace. A me piace la velocità delle cose, io non devo perdere tempo. Cioè, se io devo accendere i termosifoni, io lo faccio con Alexa. Non devo andare al pulsante, parlo e riaccende sostanzialmente. O addirittura posso usare il telefono, comunque il telefono ce l'ho sempre dietro e quindi tramite l'app è collegato tutto e accendo i termosifoni, li spengo, accendo le luci anche tramite il telefono. Quindi la integro molto bene nella mia vita. Ma per esempio, non so se avete visto che qualche tempo fa hanno iniziato anche a realizzare, credo che siano ancora dei prototipi, dei robot che sono in grado di aprire al corriere di Amazon quando deve fare una consegna e magari il proprietario di quella casa non è appunto nell'abitazione. Quindi arriva il corriere di Amazon, piuttosto che lasciare il prodotto fuori o dover ritornare successivamente, la porta viene aperta da questo robot e quindi lui può entrare senza che ci sia nessuno in casa. All'interno dell'abitazione, o meglio, fa un passo dietro la porta, lascia appunto questo prodotto e poi se ne va tranquillamente. E quindi qua ci vuole anche una certa fiducia nei confronti di queste tecnologie. Io però addirittura vi vorrei proporre qua un cambiamento al quale ho pensato tempo fa, ed è un cambiamento proprio da un punto di vista del processo per quanto riguarda il mondo che mi riguarda, cioè l'archeologia e i beni culturali. Non so quale sia la vostra posizione sul classico posto fisso. Questo classico posto fisso lo si vive anche nel mondo della cultura. E quindi una volta che tu entri, per esempio, nel Ministero dei beni culturali, praticamente ci puoi rimanere anche a vita, ok? E una volta che poi fai anche carriera all'interno di questo ministero, molto difficilmente ne vieni tolto fuori, a meno che tu non faccia delle cose estremamente gravi, oppure vieni, come dire, abbassato di livello, abbassato di ruolo.
È un tipo di lavoro, però questo, e ne ho avuto anche riprova quando ho fatto un tirocinio all'interno di un museo, che non è basato però sul risultato. Cioè tu, una volta che hai dei titoli, una volta che superi il concorso, sei preso e quindi sei all'interno di questa struttura. Dopodiché, in base alle tue competenze, in base al tipo di concorso che hai superato, perché devi superarlo, devi praticamente vieni inserito ad un certo livello. E quindi hai dei compiti che devi portare appunto all'interno di quel livello. Che tu quei compiti li faccia in una maniera eccelsa, oppure li faccia in una maniera un po' così così, chiaramente non puoi non farli perché poi c'è un direttore sopra di te, eccetera. Diciamo che non cambia quasi nulla. Ho visto persone trascorrere intere giornate a non fare letteralmente nulla, semplicemente stare dietro una scrivania, ogni tanto leggere qualche email, fare il post su Facebook, eccetera, eccetera. Perché tanto queste persone vengono pagate con un tot al termine di ogni mese e quindi la loro paga non dipende in maniera diretta appunto dalla qualità della prestazione che hanno effettuato. Se noi invece Mi ha fatto modifichiamo questo sistema. venire Cosa, Mirko? in mente, scusate, mi ha fatto venire in mente, è proprio oggi in macroeconomia, dato che darò l'esame il prossimo mese, c'è proprio la teoria della contrattazione tra dipendenti e titolari. E per generare diciamo, efficienza tra salari che hanno i dipendenti, all'interno del testo comunque c'è scritto che il titolare ha tre opzioni sostanzialmente: il monitoraggio costante o ogni tantum a livello giornaliero, pagare tanto o minacciare il licenziamento. Il problema è che forse le prime due si possono pure fare, ma all'ultima nel posto statale non si può proprio fare il No, fatto di infatti. minacciare Cioè, in il pratica tu licenziamento. Quindi devi lavorare, no? Cioè, devi lavorare, devi andare nel luogo di lavoro tutte quelle ore al giorno che sono presenti appunto all'interno del tuo contratto. 8 ore al giorno facciamo, no? Per 5, per 6 giorni alla settimana. Al di là però delle cose che effettivamente devi fare. Quindi, possibilmente, ci sono anche dei giorni in cui magari lavori solamente un'ora, però devi stare altre 7 ore appunto nel tuo luogo di lavoro, poi alla fine firmi e te ne torni a casa. Come sono state impiegate quelle altre 7 ore di lavoro? Parlando, chiacchierando, andando in giro, prendendosi il caffè davanti alla macchinetta del caffè, eccetera, eccetera. Se invece modifichiamo questo modello e invece incentriamo il tutto sui risultati, cioè tu che hai questi titoli, che hai queste competenze, eccetera, mi serve che tu mi faccia questa cosa, che tu porti avanti questo compito entro e non oltre la data X, che poi tu ci metti 3 ore, ce ne metti 30, eccetera, a me non cambia nulla. L'importante è che tu raggiungi quell'obiettivo e quindi poi chiaramente in base a quell'obiettivo si può portare avanti il discorso della busta paga. Non è importante tanto quanto lavori, piuttosto il risultato che mi fai ottenere. Questa visione, che comunque già da tempo veniva indicata per quanto riguarda l'Italia, che invece ancora è molto, molto indietro, un po' credo che si stia facendo avanti grazie al lockdown e quindi al telelavoro. Però ancora credo che ci sia da fare veramente tanto. Abbiamo un Ministero dei Beni Culturali dove, nei piani superiori, quasi nessuno è esperto delle cose che poi si trova a dirigere, e poi nella base abbiamo delle persone che sono state prese, pescate attraverso questi concorsi e che in mancanza di altre persone più qualificate, perché se non ci sono poi succede questo, vengono anche, come dire, fatte scalare di ruolo perché devono occupare quella posizione che altrimenti altre persone non potrebbero occupare. Quindi alla fine abbiamo una gestione della cultura spaventosa purtroppo nel nostro paese. Questo per quanto riguarda il processo, però poi ho anche dei sogni che mi sono fatto relativamente invece a come vorrei che venissero trasformati attualmente i luoghi della cultura anche utilizzando queste tecnologie. Per esempio, penso un po' a tutte quelle persone che hanno difficoltà da un punto di vista visivo, da un punto di vista motorio, eccetera. Come sarebbe bello se potessero entrare virtualmente, però non semplicemente con il visore, come se fossimo in un vero e proprio metaverso, Mirko, no?
in questo museo dove invece magari non possono attualmente entrare, e quindi toccare con mano, prendere nelle mani anche i reperti che magari non si possono prendere realmente nella vita vera, e ammirarli, comprendere effettivamente quello che c'è all'interno di questo palazzo che ti sto cercando di presentare, avere anche la percezione delle dimensioni, perché se io ti faccio fare un tour virtuale al computer all'interno di un museo, sì, ti piace, ma ti piace fino a un certo punto, ti piace i primi minuti, poi dopo ti stanchi e comunque non prende piede perché si è vista questa cosa qua. Se invece tu ci entri virtualmente, ed è come se ci camminassi veramente dentro, ti rendi conto di quanto è maestoso, ti rendi conto di quanto è spettacolare. Queste cose ancora sono fantascienza in Italia. Allora, Edo ha detto, sto ascoltando da due parti, ma no, ascolta solo da una parte, Edo, figurati. Sono dei sogni che chissà se si potranno realizzare anche nel nostro paese, Mirko. Guarda, il problema, quello che hai menzionato, è un problema che invade completamente i posti statali. Ma questo non è un problema attuale, attenzione, questo è un problema storico quando l'Italia ha avuto il boom economico. Diciamo che ha avuto il boom economico, poi non dico che si sia stabilizzata, però dal 75 in poi la macchina statale si era messa in modo per assumere più persone possibili. Il problema è che non è tanto che queste persone siano state assunte, ammettiamo che ci sia stato un errore di valutazione perché si è stati superficiali, ma non si sprona quelle attuali ad aggiornarsi. Allora, se da una parte accetto il tuo punto di vista, che tu dici, io cavolo, sono laureato, ti pare che quel posto teoricamente dovrebbe essere mio, ma è occupato da una persona che effettivamente non ha quel tipo di competenze per poterlo ricoprire. Ok, è vero, da una parte però hai contro il periodo storico. Magari attualmente ci sono lavori che non serve la laurea, tra 40 anni purtroppo magari dovranno avercela le persone, averla. E quindi, ok, però dall'altra non c'è la macchina del licenziamento. Cioè, nel senso che io ti devo aggiornare per forza perché mi servi. Cioè, non è che è una cosa per cattiveria, ma ti devi aggiornare, non lo fai, ti licenzio. Questo non viene fatto, ma è una cosa molto paradossale, guarda Ivan, se tu ci rifletti, è veramente... Guarda, tu intendi il passato, ma qua già siamo... diciamo che qua siamo in un futuro utopico, nel senso che l'Italia è riuscita a mantenere a mantenere un'economia in debito continuo per alimentare persone non competenti. Cioè è paradossale perché la persona non è capace, ma io ti pago comunque pure se noi andiamo in debito. Perché non ti posso licenziare? È peggio, guarda. No, peggio, però è quasi paragonabile al reddito di cittadinanza. L'unica differenza è che il reddito di cittadinanza, almeno a persone che devono sopravvivere, tolgo i truffaldini, quella persona oltre che non è competente ricopre un ruolo, e oltre che non è competente lo Stato non ha il coraggio di dire, ragazzi, sono stati fatti degli errori in passato, purtroppo non possiamo più tenervi perché non producete ricchezza, non date un valore aggiunto. Tu hai un valore aggiunto perché tu sei laureato, puoi anche trasmettere quello che hai studiato e anche la passione che hai nei confronti dell'archeologia. Quella persona no, quindi non è neanche un valore aggiunto, ma è un valore che mi porta a meno. Cioè io ti do 1500 euro, non lo so, faccio un esempio, ma sei anche un lavoratore passivo. Noi alimentiamo queste persone. Il posto statale non è una brutta cosa, attenzione, perché dopo sembra che non si fa niente, ma per arrivare a un posto statale, anche che sia solamente con diploma, ci devono essere delle barriere d'entrata che sono state inserite,
ma di avere una cultura di quello che poi fai. Cioè, è questo il punto, partendo dal diplomato, arrivando al laureato, cioè, una persona non può ricoprire un ruolo di una persona che teoricamente dovrebbe essere laureata da un non laureato. Cioè, è proprio il mondo de Disney. E questo è un problema che prepara, cioè, prepara, nel senso, io penso che avrai capito che questa cosa non si verrà mai, cioè, a capo, semplicemente perché lo Stato non vuole licenziare persone inefficienti. Questo purtroppo, perché non ha il coraggio? Infatti, secondo me, Mirko, bisogna puntare tanto sulla formazione. Intanto saluto Matteo, Ciao cioè Matteo. tutti coloro appunto che già ne sono parte di questa grande macchina, devono essere formate, quindi appunto aggiornate, come dicevi tu, per i compiti che adesso dovranno sostenere, che magari sono anche molto diversi rispetto a quelli che, verso i quali, o meglio, quelli che hanno dovuto affrontare quando sono entrati all'interno di questo sistema. Quindi assolutamente non toglierli via, però formarli. Quindi abbiamo queste risorse all'interno di questo museo, all'interno di questo ministero, eccetera, le utilizziamo, però le formiamo in modo tale da migliorare sempre di più la nostra qualità. È un bel paesaggio, è un bel passaggio quello che dice lui. Sì, sono d'accordo, Simone, sono d'accordo, però adesso è arrivata anche l'ora, è scattata l'ora X e dobbiamo salutarci. Quindi grazie mille Mirko per questa tua collaborazione. Se vuoi lanciare un messaggio finale a coloro che ci seguono, dopodiché allora ci diamo in maniera definitiva la buonanotte. Allora, un messaggio finale. Cerco di tirare un messaggio, diciamo, nei contenuti del futuro. No, quello che vi voglio dire io è semplicemente questo, cioè il sonno della ragione genera mostri, quindi piuttosto che averne paura, semplicemente conoscerlo e in maniera quindi razionale comprendere se ci può fare bene oppure se non ci può fare bene quella determinata novità tecnologica che ci viene presentata. Questa è una cosa che ho pensato ultimamente, sul fatto che mi sto organizzando anche extra università di studiare cose sempre a livello economico, è che dovete sempre immaginare ogni mattina che vi alzate che c'è un'altra persona che sta studiando e si è alzata un'ora prima solamente per buttarvi fuori dal mondo del lavoro. C'è sempre qualcuno che fa meglio di noi e col pensiero di ciò, noi quel giorno, quella mattina, dovremmo fare meglio dell'ipotetica persona. Questo non perché bisogna essere cattivi nei confronti di altre persone, ma questo comporta un continuo miglioramento, una continua espansione delle nostre conoscenze e, soprattutto, e non ci coglie impreparati. In qualsiasi tipo di ambito, perché io faccio economia, ovviamente studio cose molto ramificate all'economia. Ad esempio, ti faccio l'esempio lo faccio perché sta cosa mi è venuta in mente con il libro che è stato dato a papà sul contratto nazionale. In realtà, a me non è che serve studiare il contratto nazionale, come funziona, ma io mi sono immaginato, oltre che poi l'ha dato anche gratis, questo qua a papà. Ma io ho detto, ma ok, a me non mi serve, è vero, ma se un giorno una persona mi parlerà dei contratti, io faccio alt, attenzione, perché è vero che non l'ho studiato a livello universitario, ma io l'ho studiato da parte, quindi rivedi un po' tutto perché è sbagliato questo, questo e questo. Quindi anche quello fa parte del... Però cavolo, sta persona è intelligente, comunque si informa, studia anche da sé. È vero, all'inizio è complicato perché studiare è fatica, ma arriverà quel giorno che quel titolare, quell'azienda vi noterà e dirà: tu da domani sarai mio o sarai mia perché ti voglio come. Quindi, più o meno questo è il messaggio. E allora grazie Mirko, io sposo totalmente quello che hai detto adesso. E allora ci vediamo mercoledì prossimo, sempre qua dalle 21 alle 22, sempre sul nostro server Discord e in diretta anche sul nostro canale Podcast Fiore. Un caro saluto a tutti, ciao ciao. Ragazzi, grazie Ivan. Ciao. Ciao Edo.